che adesso ripeto. Cioè, allora, abbiamo imparato che c'è un campione, che c'è una popolazione, che ci sono dei quantili, che c'è una distribuzione. Tutte queste, da come le abbiamo viste, sono empiriche. Abbiamo imparato anche che i dati possono essere rappresentati graficamente in vari modi, graficamente che poi corrisponde in realtà anche ad una certa rappresentazione matematica. Una di queste si chiama serie temporale, un'altra si chiama istogramma, che è facilmente correlabile alla distribuzione empirica cumulativa dei dati che abbiamo visto prima, in particolare nella differenza. E poi abbiamo introdotto un altro concetto, quello di campionamento casuale. Adesso sui dati andiamo a calcolare delle statistiche. Cosa sono le statistiche? Sono certi elementi che ci dicono, hanno a che fare con la distribuzione dei dati. Io vi illustrerò prevalentemente due tipi di statistiche. Una che chiamerò indicatori di posizione e altre che chiamerò indicazioni di scala. Per esempio, il primo indicatore di posizione che viene logico considerare è la media. Per esempio, 1200 mm potrebbe essere la media delle precipitazioni che cadono in un anno a Trento. La media è una statistica. Per ragioni più fisiche che matematiche vi faccio anche una differenza, cioè mentre vi mostro l'algoritmo per calcolare la media che voi conoscete dalle elementari praticamente, no, le facce non rispondono, conoscete comunque da tanto tempo. Qui facciamo una media temporale, cioè di dati che, di una serie temporale. In idrologia e nelle scienze ambientali spesso abbiamo a che fare con medie spaziali. L'algoritmo è sempre lo stesso, però la natura dei dati che io considero è un po' diversa. Tipicamente, se voi avete un sistema informativo territoriale come quello che avete visto venerdì, siete in grado di fare delle medie spaziali di dati. Naturalmente le una e le altre cose non è dal punto di vista fisico la stessa cosa. Ci sono anche alcuni fenomeni, alcune misure che avvengono parzialmente nello spazio e parzialmente nel tempo. Questa per esempio è la misura della precipitazione fatta con un radar, che il radar scansiona tutta una regione generalmente circolare intorno a sé. Per fare questa scansione impiega un certo tempo, quindi fa una scansione spaziale della precipitazione in questa area, non in un singolo istante ma impiegando un certo tempo. Quindi la media che fa è mezza spaziale e mezza temporale, e di questo in realtà bisognerebbe tener conto quando si fanno le nostre considerazioni, le nostre analisi. Come vi ho già detto, la media è un indicatore di posizione. Un altro indicatore di posizione è il range, l'intervallo tra cui i dati si sono distribuiti, e la differenza tra il massimo e il minimo. Diciamo che come indicatore di posizione è un indicatore rilevante che ci dà informazioni, tuttavia utilizza solo due di tutti i dati che sono disponibili, i due dati estremi, trascurando gli altri e nemmeno due dati, mentre viceversa la media li utilizza tutti quanti. Altri indicatori di posizione sono questi che, ne abbiamo già parlato, la moda, cioè non la moda, la mediana di cui abbiamo parlato prima è un altro indicatore di posizione. Qui in questo disegno vedete rappresentato la distribuzione empirica dei dati, dove non ho rappresentato i dati ma ho interpolato con una curva gli elementi, per semplificare la lettura dell'insieme, ma qui lo dovete pensare con un insieme di barrette che sono fatte. Come vedete, la mediana e la media possono non coincidere. Coincidono sicuramente se la curva fosse simmetrica. Questa curva presenta invece una certa dissimmetria tra destra e sinistra, e poi vedremo anche come si può valutare questa dissimmetria. Un altro elemento importante che invece non è stato ancora introdotto è la moda. La moda rappresenta il valore
di maggiore frequenza, cioè il valore che viene ottenuto più volte. Nei fenomeni idrologici, le distribuzioni dei dati possono essere multimodali. Cioè, per esempio, qui, questa, non so se si possa interpretare, se questa parte qui fosse leggermente più accentuata, avremmo un altro minimo relativo e quello rappresenterebbe una seconda moda. E che cosa potrebbe rappresentare se qui ci fosse una seconda coppa? Diciamo che questa, da questo punto di vista, questo grafico non è completo, perché non descrive quella della quantità in ascisse e quindi particolarmente che cos'è quello che stiamo misurando. Supponiamo che siano le altezze di precipitazioni annuali in un posto arido, d'accordo? Allora voi vedrete in questa curva ipotetica bimodale che in questo posto arido in realtà avete due precipitazioni annuali che sono più frequenti, una che è quella bassissima, meno di 200 mm, ed una un po' più, sempre aridi siamo, ma di 400 mm. Ci sono dinamiche effettivamente nell'ambito della circolazione, della dinamica atmosferica, che permettono queste situazioni. Ce ne sono un po', per esempio il Niño e la Niña in Sud America, le oscillazioni anche legate alle piogge monsoniche che avvengono per esempio in Africa. Altri tipi di fenomeni di questo tipo poi mi verranno in mente, magari ve li suggerirò. E quindi in questo caso posso osservare che ci sono due elementi più frequenti, dov'è infrequente, insomma, in idrologia avere questo tipo di dati. Se ci sono più di una moda, ci sono due mode, i dati si dicono che hanno una distribuzione bimodale. Se ci sono tanti massimi, tanti massimi è anche difficile distinguere, bisogna avere un'idea in qualche modo preconcetta sulla distribuzione che dovremmo ottenere. È un trade-off tra quello che osserviamo e quello che abbiamo in testa sempre, no? In questo caso potremmo avere delle distribuzioni multimodali. Della mediana abbiamo già visto. Un parametro, se leggete parametri in alcuni casi quando si parla di statistica, è un elemento riferito all'intera popolazione. I parametri sono sconosciuti. Uno degli scopi dell'analisi statistica è quello di determinare i parametri della popolazione a partire dalle quantità che hanno lo stesso nome, che noi possiamo calcolare attraverso un qualche algoritmo sulla campione. Oltre media, moda, varianza, un'altra quantità che voi certamente conoscete è, cioè oltre media e moda, un'altra quantità che voi generalmente conoscete è la varianza. La varianza la vedete definita qua. Che cosa succede? Io ho la mia serie di dati, alla mia serie di dati sottraggo la media, che qui ho segnato con una barretta sopra, differentemente da come le avevo segnate prima, faccio la differenza, elevo tutto al quadrato, sommo su tutti gli elementi e divido per n. Questo algoritmo per calcolare la varianza è un algoritmo non corretto, si dice in italiana, o biased, B-I-A-S-E-D in inglese, mentre voi magari conoscete un algoritmo diverso che vediamo fra un attimo. La deviazione standard è la radice della varianza. Se x è in millimetri di precipitazione, per esempio, allora la media, moda,
dati in millimetri, la varianza è in millimetri al quadrato, la deviazione standard è nuovamente in millimetri. Tutti questi si chiamano indicatori di scala perché mi dicono quanto grande è il mio insieme. Vi ho detto che la varianza ha un indicatore, cioè la varianza come la calcolavamo prima con 1 su n era una varianza biased. La varianza unbiased o corretta, come si dice in italiano, ha 1 diviso n meno 1. E il ragionamento che sta nel calcolare la varianza in questo modo, che sta dietro a questo modo di calcolare la varianza, con l'n meno 1 invece di n, è che io voglio un algoritmo che, assegnato un campione con n elementi, si avvicini il più possibile al parametro, cioè alla varianza della popolazione, non alla varianza del campione. Sotto certe ipotesi sulla distribuzione dei dati, di cui io qui non discuto, si dimostra che questo stimatore è migliore dell'altro. Qui scrivo anche un'altra roba, cioè che i dati non sono tra loro indipendenti perché si conosce la media e quindi sono n-1 dati indipendenti. Coefficiente di variazione. Mai sentito parlare del coefficiente di variazione? Sì. Vedo dei sì e dei no. Comunque il coefficiente di variazione è il rapporto fra la deviazione standard e la media dei dati. L'esempio più banale che viene fatto per spiegare il significato del coefficiente di variazione è quello di due persone che mangiano, una mangia un pollo e uno mangia 0 polli, la media è 0,5 polli a testa, ma la media è significativa del fenomeno, rappresenta bene il fenomeno, perché poi tutti questi indicatori io li vado a calcolare perché mi dicono qualcosa del fenomeno che sto studiando, se non mi dicessero nulla sarebbero assolutamente inutili. Allora, la media nel caso del pollo mangiato da uno e 0 mangiato dall'altro è un indicatore poco significativo. Perché? Perché possono andare a calcolare la varianza. Adesso non faccio la calcolare a mente che i conti a volte mi sbaglio sempre, anche quando so i risultati. Allora, evidentemente uno mangia 0 polli. Se voi calcolate la varianza, qui la varianza è grande. Il fatto che la varianza è dell'ordine di che cosa? Di 0,5, quindi la media è 0,5, la varianza è, che potrei calcolare esattamente, anzi uno di voi lo faccia mentre io lo dico, se la media è 0,5 e la varianza fosse 0,5, vuol dire che uno può sì mangiare un pollo, ma più o meno 0,5 mi aspetto come idea, quindi uno sì mangia mezzo pollo ma potrebbe mangiarne nessuno e potrebbe mangiarne anche uno, quindi l'informazione della media corredata sull'informazione della varianza mi dice qualcosa sull'insieme dei miei dati. Se io calcolo il coefficiente di variazione per esempio, allora in questo caso ottengo che il coefficiente di variazione è prossimo a 1 o comunque dell'ordine dell'unità. La media è un indicatore significativo quando questo rapporto del coefficiente di variazione è molto piccolo, molto inferiore a 1. Nel caso delle precipitazioni, per fare un esempio, il coefficiente di variazione delle piogge, per esempio di registrazione di piogge giornaliere, tende a essere uguale a 2. Quindi le piogge sono estremamente variabili nel tempo. In realtà sono variabili anche nello spazio, per cui quando si dice distribuzione a pioggia per dire invece una distribuzione uniforme, dal punto di vista idrologico si fa un errore molto grande, a meno che non si intenda
l'irrigazione a pioggia, che quella sì è un modo per cercare di irrigare le piante in modo uniforme. Abbiamo visto media, varianza. Cosa succede se io, come dire, generalizzo questa procedura? Beh, che ovviamente è stato fatto, e per esempio addirittura è così importante che diciamo, questa procedura con l'ordine 3 qui e con l'ordine 4 ha dei nomi, in particolare con l'indice 3 si chiama, in inglese si chiama skewness of the frequency di forma. Come vedete qui ho il prodotto, la differenza di dati meno la media elevati al cubo, quindi se la media è più piccola del dato, in media, perché in media, qui faccio una sorta di media di questa quantità qua elevata al cubo. Allora, se questa quantità qua in media è negativa, che cosa significa? Significa che di solito i valori tendono ad essere spostati sul lato sinistro del grafico, come per esempio succedeva nel diagramma, nella distribuzione su cui ho discettato prima sulla moda e sulla multimodalità. Quindi il segno della skewness dice un po', dà un'altra informazione sulla distribuzione della media. Un coefficiente meno usato è quello che ha lo stesso elemento, cioè la differenza tra dato e media diviso nella deviazione standard. Ho in qualche modo normalizzato la variabile sommata su tutte le misure divisa per n e con un 3 aggiunto. Questa si chiama kurtosis o coefficiente di appiattimento. Come informazione, in realtà l'informazione che dà è molto simile alla varianza, cioè di quanto i dati stanno attaccati alla media. Tra le statistiche che possiamo calcolare, importanti e molto usate, sono quelle, cioè tutta la famiglia delle covarianze. Allora, ho due insiemi di dati, che ne so, la temperatura in Uganda e le precipitazioni al Polo Nord, sulla casa di Babbo Natale. Dico due cose così strane per dire due cose che possono non c'entrare niente. Allora ho questi due tipi di misura, costruisco le due serie, ad ognuna delle serie sottraggo la media, faccio il prodotto e faccio poi la media biased di questi elementi qua, unbiased, di tutti gli elementi. E questa la chiamo come covarianza di H ed L. Cosa succede? Questa covarianza può essere un numero positivo, negativo o nullo. Se il numero è nullo, questo dato mi dice che non c'è associazione fra gli uni e gli altri dati, lineare almeno. Se invece ottengo un numero positivo, significa che la variazione positiva di uno dei due dati corrisponde ad una variazione positiva dell'altro dato. E viceversa, se ottengo un numero negativo, vuol dire che mentre un dato varia positivamente, l'altro varia negativamente. Mentre uno cresce, l'altro decresce. E viceversa. Quindi la covarianza mi dà questa informazione sulla reciprocità di alcune serie temporali. Ho nominato prima le piogge in Uganda con la temperatura, adesso mi ricordo più che cosa ho nominato, ma due cose strane per dire che noi di qualsiasi serie temporale possiamo calcolare la covarianza, ma il fatto poi che la covarianza sia diversa da zero
che abbia magari dei valori significativi, non è detto che implichi dei rapporti causali fra i due elementi che io considero. Per ottenere rapporti causali, devo fare delle altre ipotesi sulla natura dei fenomeni, devo aggiungere altre conoscenze. Non è che la statistica da solo può darmi queste risposte, nemmeno la teoria delle probabilità. Se la covarianza viene divisa per la deviazione standard, visto che posso dimostrare che la covarianza è sempre inferiore della, posso dimostrare che la covarianza di due serie temporali è sempre inferiore al prodotto delle deviazioni standard in ciascuna delle due serie temporali. Quindi posso definire questa quantità che chiamo correlazione, e questa quantità mi varia fra meno 1 ed 1 con gli stessi significati che vi ho descritto per la covarianza. Questo processo di calcolare le covarianze lo posso fare non solo fra serie temporali differenziate, ma anche fra serie temporali che rappresentano la stessa cosa, però falsate nel tempo, o comunque nel tempo. Queste non sono necessariamente, sì, io ho parlato di serie temporali, ma potrebbe essere anche una serie di estrazioni di un qualche dato in contemporanea. Quindi, beh, se ho una serie finita, sottrago per esempio l'ultimo elemento, costruisco un'altra serie in cui sottrago il primo elemento, calcolo la covarianza tra queste due serie troncate del primo e dell'ultimo elemento. Quindi faccio la serie di una rapporto una serie con quella, diciamo, spostata in avanti di un elemento nell'altro sistema, e ottengo questa autocovarianza, che è sempre una covarianza di rango 1 perché mi sono spostato di un elemento. Posso generalizzare questa operazione: tolgo i primi r elementi dalla serie, tolgo gli ultimi r elementi dalle serie che mi rimangono, posso fare la covarianza. E questa è l'autocorrelazione, l'autocovarianza di rango R. Autocorrelazione se la divido per la varianza delle due serie. Come dite? Beh, qui, cioè, in realtà con queste formule io ho introdotto un po' di situazioni che potrebbero disturbare qualcuno, nel senso che io ho fatto degli esempi tipicamente su dei campioni. Quello che succede quando voi applicate l'algoritmo sui campioni. Nei libri di statistica, spesso, pur dicendo che c'è differenza tra campione e popolazione, dicendo che voi agite sui campioni, spesso si assume che la serie sia molto grande, fornita di un numero infinito di elementi. Quindi, per esempio, non compaiono queste scritture che distinguono fra le due. Qui non ci andava la R, che distinguono fra le due deviazioni standard. Perché voi pensate di avere un fenomeno in cui una serie temporale, dite, beh, la media è un algoritmo, io la calcolo e questa è, la varianza è un algoritmo e io la calcolo e quella è, ma non è così, in verità. Perché? Nell'idea proprio di questo fenomeno, che voi avete un campione che è lungo con n elementi, ma voi ne potete scegliere m con m più grande di n, e poi con un numero p ancora più grande di m e così via, voi potete pensare idealmente di costruire delle serie sempre più grandi. Allora, su queste serie sempre più grandi, non è detto che la media sia definita, e non è detto che la varianza sia definita.
questo è un aspetto sul quale bisogna riflettere. Cosa vuol dire che non sia definita se io la calcolo ogni volta? Però man mano che io ingrandisco la lunghezza della mia serie, io osservo per esempio che la media cresce sempre, oppure la varianza cresce sempre, e estrapolando questo risultato a una serie infinita potrei osservare per esempio che la media tende ad infinito e la varianza tende ad infinito. In questo caso non possiamo con piena consapevolezza dire che la media esiste. Se io ogni campione man mano che lo faccio più grande non mi dà una media stabile, quel processo non è, si dice, stazionario. Quindi media e varianza e covarianze anche possono anche, tra virgolette, non esistere nella proiezione verso la popolazione in cui noi siamo orientati. Quindi media, varianza sono concetti semplici di cui gli algoritmi voi li conoscete da sempre, però su un campione di dati voi dovreste stare attenti anche a considerare il fatto che questa media e questa varianza siano ben definite. Come varia l'autocorrelazione, per fare un altro discorso? Questa è una rappresentazione delle precipitazioni giornaliere della pioggia di San Martino di Castrozza, località a voi conosciuta, su un arco di 80 anni. Cosa ho fatto quindi? Ho preso le precipitazioni e giornaliere, una bella serie temporale lunga, 80 anni, 80 per 365, fate un po' voi il conto di quanti dati sono. E via via ho calcolato la correlazione a vari giorni, l'autocorrelazione di questa serie temporale. Come vedete è ovvio che la correlazione della serie con se stessa è pari alla varianza della serie. Quindi il primo valore sarebbe la varianza della serie. Poi man mano che vado avanti con la correlazione fino a 5 giorni ottengo comunque dei valori significativi di autocorrelazione. Questo significa che le piogge di un giorno sono associate, diciamo, alle precipitazioni del giorno successivo. Se piove oggi è probabile che piova anche domani. Con una certa... Ma qui sto già allargandomi un po', andando oltre quello che i concetti che vi sto elencando portano a significare. Poi qui ad un certo momento l'autocorrelazione sembra stabilizzarsi verso zero. Sono un po' effettivamente disturbato perché non va, cioè se guardo una curva esponenziale questa va a zero in maniera molto più decisa. Qui ho comunque una variazione, allora mi insospettisco e vado a zoomare su quello che succede qui allargando la serie temporale molto lunga. Quello che succede qui è questo, cioè a valori molto bassi di autocorrelazione, quello che succede, io vedo che c'è un'autocorrelazione che discende, di prima è positiva, poi è negativa, poi è positiva, poi è negativa. Allora guardiamo i numeri. Quant'è la differenza tra questi due massimi qua? Ma la differenza tra questi due massimi qua è circa 360 giorni. E anche qua ho preso a poco così. Allora qualche sospetto mi viene, sapendo per esempio fin dalla mia nascita che un anno ha 365 giorni. Beh, dalla mia nascita no, da un po' dopo. Quindi significa che l'autocorrelazione in particolare rivela anche alcune ciclicità nei dati. In questo caso le precipitazioni sono sicuramente influenzate dal ciclo lunare. La correlazione è molto bassa, però assolutamente evidente. L'estate è correlata negativamente con l'inverno e positivamente con l'estate successiva. Quindi, in realtà, qui mostra che l'autocorrelazione è legata a quella analisi di cui vi parlavo un'ora fa circa, nello spazio ciclico dell'analisi di Fourier. In effetti questa si può dimostrare che è legata proprio ad uno di quei tipi di analisi che si chiama spettro di potenza dell'analisi
dell'analisi di Turing, che c'è un teorema che si chiama il teorema di Wiener-Kinchy, che dice questa cosa. E intanto sulla parte di statistica abbiamo finito.